Fatti una bella Coca-Cola alla mia salute, che mi serve la bottiglia. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, mi serve una bottiglia di Coca-Cola vuota e pulita. Chi ce l'ha, alzi la mano. Eccoti! Allora, vieni con me, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a trasformarla in qualcosa di più. Ed ecco l'occorrente per il nostro... per la nostra lanterna barra vasetto, anche se come vasetto ha bisogno di un contenitore a sua volta interno, perché ora scoprirete il perché, ornamentale, ricavato da una semplice bottiglia di plastica. Una bottiglia di plastica che sia abbastanza spessa, come quella della Coca-Cola, per intenderci. Innanzitutto rimuoviamo l'etichetta, come prima cosa. E cosa ci serve? Una bottiglia di Coca-Cola, un pirografo che noi abbiamo usato già su Arte per te per creare questo tagliere nel 2014, vi metto il link del video dove c'è la i col pallino e nel box informazioni, ed è appunto un materiale che riesce a bruciare con una punta incandescente il legno, il cuoio, il vetro, il pellame, insomma una serie di materiali. Noi oggi lo useremo invece per intagliare la plastica. Questo, che è venduto con 5 punte in qualunque ferramento, in qualunque brico, si aggira al prezzo di 12-10 euro, quindi è uno strumento che costa anche abbastanza poco. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un disegno su tutto il nostro, con la nostra bottiglia. Possiamo decidere, quindi, se siamo bravi, se non siamo bravi a disegnare, di fare l'orma con un colore a spirito che si intraveda appena. Per esempio, io voglio fare una serie di foglie, quindi cosa faccio? Vado a disegnare tutto il mio ornamento e poi lo vado ad incidere appunto con il pirografo, stando molto attenta a non bruciarmi e utilizzando una punta molto sottile. Io preferisco andare a mano libera, mi raccomando, impugnate il pirografo dall'alto e non da qui dove è a mo' di penna, perché lì vi ustionate. Questo è un lavoro per adulti, non per ragazzini, eh? E allora decidiamo il disegno. Staccherò il pezzo. Io altro non sto facendo che intagliare col pirografo. Ok, prima fase è completata e guardate come ho intagliato bene bene tutta la mia bottiglietta. Non mi rimane che decorarla, quindi andrò qui con una serie di buchini. Mi avvicino e metto un fondo colorato sperando di farvi vedere qualcosina di più di quella che avete visto sino ad adesso. E allora guardate, foro profondo, foro medio, foro piccolo, foro profondo, foro medio, foro piccolo. E poi continuo a forare dando una fantasia a tutto e rimanendo sempre molto simmetrica. Quindi io prendo dei punti di riferimento certi che ho nella bottiglia, tipo le linee precostituite, e vado a forellare tutto in modo da creare dei disegni tipo zentangle, però tutti fatti con i forellini. Posso decorare anche semplicemente poggiando, senza forare, semplicemente intaccando la plastica, vedete? E si crea anche qua un motivo di decoro molto molto carino. Adesso vi faccio vedere proprio come completo uno di questi modulini. Quindi al centro della costina della bottiglia faccio tanti micro puntini senza bucare la plastica. Ai lati della foglia faccio delle tacche poggiando il pirografo, così, e poi attorno faccio invece dei puntini bucando. Questo andrà in dentro automaticamente, guardate,
perché il calore lo spingerà in dentro, dando appunto un effetto molto molto carino a tutto il complesso, perché movimenterà il tutto. Proseguo così con tutti gli altri moduli. Adesso inverto il senso e faccio queste foglie un po' al contrario verso i laterali. Ed ecco il nostro vasetto tutto intagliato. Adesso possiamo decidere o di smaltarlo con gli smalti o di colorarlo, io lo lascerò così, e inserire dentro magari delle luci per far illuminare e fungere da centrotavola, oppure inserire un altro controvasetto trasparente e utilizzarlo come vasetto portafiori, quindi un'altra bottiglia magari più piccola, tagliata e lasciata semplice per alloggiare l'acqua. Ed ecco come una bottiglia di plastica può diventare veramente un oggetto veramente veramente bello e d'arredo. Ora vi lascio alle foto, dove spero di farvi vedere tutto meglio, perché capisco che in trasparenza è tutto molto complesso da vedere, e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che bella che diventa la nostra bottiglia, una sorta di vaso, lanterna, a seconda di ciò che tu vorrai farle fare, lei diventerà un oggetto ornamentale per la tua tavola, per il tuo balcone, per il tuo terrazzino, insomma. Scalda il pirografo, ingrana la fantasia e crea quello che vuoi con delle semplici bottiglie di plastica. Potrai usare non soltanto le bottiglie della Coca-Cola, ovviamente, ma tutte le bottiglie che abbiano una plastica abbastanza sostenuta, anche quelle dei detersivi, però verranno revise meno precisi. Insomma, scatenate la vostra creatività. Se questo video ti è piaciuto, pirografami un bel pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook. Questo aiuterà Arte per Te, se pensi che sia un canale meritevole, a rimanere a galla in questo mare di YouTube pieno di pesci. E allora, grazie se vorrai aiutarmi, e soprattutto io ti aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima e buonasera.